Non vi chiediamo come sempre un numero minimo di mi piace, ma mi raccomando fateci vedere tutto il vostro supporto se volete che queste serie continuino fino alla fine del campionato. Anche perché mi piace non costa assolutamente nulla. Detto questo, vai col video. Dai, fai le finte. Sì, le finte. Non so più che faccia. Era per la copertina. Non so più che faccia. Sì. La firma de Zorro questa, la Z de Zorro proprio, sì, bene. È un De Fonseca infatti. È vero, c'hai ragione. Perché? C'hai ragione che? La maschera di De Fonseca. Prima che arrivasse alla conferenza stampa, esatto. E che odore c'ha? Ma che ne so io, ma non va più via la puzza di cesso che hai addosso, che ho risentito proprio oggi. Vabbè. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Mi piace per supportare i contenuti. Iscrivetevi e attivate la campanella. Non vi perderete mai le notifiche e nemmeno un contenuto. Fate la stessa cosa sul secondo canale YouTube, perché lì oggi uscirà la mitica sfida al segna o non segna. Ci abbiamo anche un terzo canale YouTube Non De Calcio, i canali li trovate in descrizione oppure cliccando qui. Fai scaricare loro in modo completamente gratuito la migliore app per seguire tutto il mondo del calcio. Passate sul link in descrizione e scaricate OneFootball. Risultati delle partite in tempo reale, statistica, notizie, curiosità, regà, anche gli highlights delle partite di Serie A. Tutto a portata di app in maniera completamente gratuita tramite link in descrizione. Cominciamo. Giornata 15. 15. Atalanta-Venezia. Venezia! Così, no, scherziamo. Atalanta. Ah no, per un attimo avevo capito Atalanta. Non so perché stavo a pensare a Caldara, che giocava per l'Atalanta, bravo, però che non gioca. Bravo. 5 gol di Caldara. No, io ti dico che secondo me vince l'Atalanta, sì, ma lo combinerei con un over. Uno più over. Secondo me un 3-1. Non so ci perché, ma pure il golletto del Venezia potrebbe uscire. Ci può stare. Fiorentina-Sampdoria. Ti direi Fiorentina, però attenzione alla Samp, perché le ultime due l'ha vinte, potrebbe aver trovato un pochino di fiducia. La Fiorentina l'ultima l'ha persa male contro l'Empoli agli ultimi minuti, quindi te dico Fiorentina, ma io proprio per questo, attenzione, io pure dico Fiorentina, però proprio perché l'ultima sono stati disattenti, hanno preso due gol nel giro di un attimo e l'hanno persa, secondo sì, me in casa adesso vorranno far bene. Chi non che la Sampdoria gliela regali ovviamente, ma alla fine secondo me la spunterà la Fiorentina. Vittoria Fiorentina. Salernitana-Juve? Io ti dico la Juventus. Se la Juve non vince in casa della Salernitana, regà, ragazzi, cioè, no, lasciate perdere. Cioè, è impossibile. Guarda mo, 3-1 per la Salernitana. 1-0 Simi. Non lo so, io credo che vinca la Juventus. Detto questo, Verona-Cagliari. Farei quasi lo stesso discorso che abbiamo fatto per la Salernitana, per il Cagliari. Cioè, forse sarebbe l'occasione di vincere. Però, ragazzi, col Verona... Verona secondo me vincerà questa, sì, partita. Concordo. Quindi uno per il Verona. Bologna-Roma. Questo Bologna che c'ha 21 punti. Io non sono d'accordo con quello che hai scritto. Oh, è doppia chance. X2. Non sono d'accordo. Io te dico gol. No, gol per entrambe. Un gol per il Bologna e un gol per la Roma. Per me X2, ragazzi miei, però, perché noi giochiamo tutte le partite, ovviamente, staremo a vedere. Inter Spezia! L'Inter. Uno più over anche, uno lo più andiamo over a combinare come l'Atalanta, perché sì, l'Inter è in fiducia, sta giocando particolarmente bene. Questo Spezia viene da due sconfitte consecutive, e fu così che vinse lo Spezia 18-0. Tutti i risultati più scontati, tutto al contrario. Sì, esatto. Vince la Salernitana, vince il Bologna, vince il Venezia, vince la Sampdoria, vince il Cagliari, vince lo Spezia. Genoa-Milan, vince il Genoa, vince Genoa. Ovviamente, esatto, era proprio quello che stavo per dire. No ragazzi, vince il Milan, che credo ci abbia tanta voglia di rivalsa, e il due Genoa... sconfitte e un pareggio nelle ultime tre, raga, un punto nelle ultime tre. Se il Milan non vince, cioè, perde, comincio a pensare che insomma la situazione di scudetto potrebbe essere cambiare. Un pochino in difficoltà, vince. Ma il Genoa ragazzi, nelle ultime due partite con Shevchenko, poca roba, poca roba. Sassuolo-Napoli, ragazzi, rischiatevi il gol. Entrambe sì, le squadre segnano. Che poi non so quanto c'è da rischiare con una situazione del genere. Perché Sassuolo sta bella a palla. Sì, ma Napoli ha subito 7 gol in 200 partite. Un golletto non glielo fa? È uno da rischiare. Potrebbe Berardi che sta in forma, Scamacca che sta in forma, Raspadori che sta in forma. Provate e rischiate. 0-7 per il Napoli. Si ha vinto 4-0 con la Lazio. E va bene. Torino-Empoli. Torino?
Torino secondo che in noi... casa forse può riuscire a fare qualcosina. Ma anche perché secondo me gli attuali punti che c'hanno sono pochi rispetto alle qualità e rispetto a quello che meriterebbero, secondo me. Guardando come hanno giocato pure contro di noi, forse questa potrebbe essere l'occasione per vincere e scavalcare addirittura l'Empoli. Eh sì, perché 17 più 3 fa 20, l'Empoli a 19. 3-0 per l'Empoli, preparate. E Lazio Udinese, vista la debacle clamorosa, pensiamo che la Lazio possa vincerla, ma come sempre fate attenzione a questa Udinese, perché se becca la partita giusta li può mettere in difficoltà, e non poco. Lazio che magari in casa c'ha una grossa opportunità, insomma. Probabilmente. Fantacampo, risultati scorsa settimana. Vai. E che dati è, però mi sono scordato una cosa. Dimmi. Che mia... mo devo andare a chiappare un attimo il video. Sì, che è successo? Mo te lo dico, un attimo. Sì. Gabbo, non hai messo l'assist di Baracca Fabio di due giornate fa, quindi te manca un più uno. Ok. Allora, parti giù. Con calma. Allora, non ci arriviamo. Chi ci avevi in porta scorsa settimana, 3 minuti fa? Sirigu. Quanto? Imbattuto, più uno. Io pure, Sirico imbattuto, più uno. Chi ci aveva in difesa? Faraoni, meno 0,5. Quadrato, meno 0,5. Calciatori diversi, la sostanza non cambia. Non cambia. A sinistra? Mkhitaryan, più uno. Ha fatto l'assist, io c'ho McKennie, 0. A destra? Berardi, più 3. Io c'ho Ribéry. Che ha fatto? 0. 0, perfetto. Immobile, davanti. Io Zapata, più 3. Io non posso credere a quello che sta succedendo, ragazzi. Nelle ultime due giornate sta succedendo il delirio. Perché io in questa giornata in totale faccio più 0,5 e tu fai... Allora, più 3, più 6, più 7, più 8, più 7 e mezzo. Se ci devo mettere quel punto... È più 8 e mezzo perché me l'ero dimenticato. Di conseguenza, io ero a più 26, vado a più 26 e mezzo. Tu eri a... più 12, con questo più 8 e mezzo vado a più 20 e mezzo. Cioè sto solo a 6 punti di vantaggio. Con due partite ti ho recuperato tutto. Ma è quello che mi è successo pure l'anno scorso. È successo uguale. Basta, lo vedi quanto è infame sto gioco? Bastano due partite che imbrocchi bene, se capovolge il mondo. Ma io posso aver rovinato in due partite un vantaggio di 12, esatto. In vantaggio del 12, ma se io stavo stavi in negativo di 12 partite, ma io stavo a più 30 e passa e tu stavi a meno 7, meno esatto, 8. Esatto. Scontri diretti, 6 punti. Mi hai battuto 5 volte, io ti ho battuto 9. È quello il problema, perché ovviamente ho capito, quello rimane, quello te rimane. Allora, nuova settimana, nuova giornata del Fantacabbo. Potete partecipare anche voi utilizzando semplicemente un commento qui sotto, ma non modificatelo. Se volete partecipare, dovete scegliere un portiere, un difensore, due centrocampisti e un attaccante tra le scelte che vi proponiamo. Ma i voti non valgono quando andate a fare i conteggi, solamente bonus e malus che vi mettiamo qui. In culo impressione. Fai scegliere loro il portiere titolare di sta settimana. Belez, Salernitana Juventus, Skorupski, Bologna Roma, Sirigu, Genoa Milan, Consigli, Sassuolo Napoli, Silvestri, Lazio Udinese. Scegliete e scegliete anche un difensore tra questi: Caldara Atalanta Venezia, Masiello Genoa Milan, Ferrari Sassuolo Napoli, Tonelli Torino Empoli, Neutink Lazio Udinese. Sta settimana ho mischiato un po' le carte. Tavola, è abbastanza più complessa la cosa. Vai! Primo centrocampista, scegliete Aramu, Atalanta Venezia, Candreva, Fiorentina Sampdoria, Moussa Barrow, Bologna Roma, Berardi, Sassuolo Napoli, Deulofeu, Lazio Udinese. Avete scelto? Dovete scegliere un altro centrocampista tra questi. Zaniolo, Bologna Roma, Perisic, Inter Spezia, Leao, Genoa Milan, Lozano, Sassuolo Napoli, Felipe Anderson, Lazio Udinese. E adesso tocca all'attaccante, scegliete tra questi: Arnautovic, Bologna Roma, Simi, Salernitana Juventus, Scamacca, Sassuolo Napoli, Nzola, Inter Spezia, Beto, Lazio Udinese. Scegliete, riportate, non modificate se volete partecipare. Ecco le nostre scelte: 3-2-1. Vai! Che è là? Leggo niente. Allora, Belez, Caldara, Berardi. Belez! Berardi, Zaniolo e Scamacca. Silvestri, Tonelli, Candreva, Zaniolo e Scamacca. Me l'ho scordato, ho fatto tipo 2 ore fa, non mi ricordavo. Quindi Zaniolo e Scamacca l'abbiamo messi uguali. Ce la giochiamo su Berardi, Caldara e Belez. Ma tu Belez in porta contro la Juve?
Me la sono voluta rischiare. Io Silvestri in trasferta a Lazio. Vabbè, ma le scelte erano difficili. Ho ragionato su chi potesse prendere meno gol, ma una cosa ipotetica è impossibile. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili sociali, come sono contenuti consigliati. Alla prossima con un nuovo video, ragazzi. Ciao, raga!